Un saluto a tutti coloro che si sono messi in contatto con lo streaming della parrocchia di Nostra Signora di Sion per i momenti culturali dello Studium Fidei, coloro che si metteranno in contatto con Radio Nuova Trieste venerdì, sarà trasmesso questo colloquio, questo incontro, e per Tele4 verrà trasmesso sabato alle ore 17:45. Siamo onorati di avere tra noi lo staff al completo del bellissimo momento sportivo che è l'Associazione Sant'Andrea, che è una dimensione educativo-sportiva non solo per il nostro rione, ma anche di tutta la nostra città. Lo sport è un valore, in quanto nell'educare alla pratica di questo o di quell'altro sport, qual è il messaggio? Il messaggio è anzitutto la lealtà, l'onestà, la capacità e la relazione all'interno della squadra. Io sono stato diversi anni cappellano della Triestina e ho visto che quando nello spogliatoio ci sono le cosiddette prime donne, la squadra perde. Quindi c'è bisogno di una relazionalità, riconoscendo quello che è, diciamo, il valore dell'attaccante, del portiere, del difensore, e quindi in un gioco di squadra. È il gioco di squadra che fa vincere, dal punto di vista prima morale e poi anche secondo quelli che sono il punteggio. Dunque io ringrazio molto lo staff del Sant'Andrea, che ha voluto presentare alla città, ma anche alla regione, l'importanza del progetto sportivo. Quello che io sottolineo è che anche nella verbosità ci sia un certo linguaggio etico, perché i ragazzi guardano molto al mister, guardano anche alla prima squadra e quindi bevono il comportamento del mister, quelli della prima squadra, i migliori, e quindi questi devono essere migliori anche dentro, dal punto di vista proprio delle virtù umane. Sono certo che c'è questa preoccupazione e anche questo impegno educativo, quindi io ringrazio molto per quello che fate. Non è mai pagato un impegno educativo, neanche quello sportivo, perché i nostri ragazzi crescano, ecco, in un corpo sano, ma anche in una sanità di coscienza, al fine di essere realmente buoni cittadini. Un grande grazie per aver accettato questo momento di condivisione di quello che voi state vivendo. Ora lascio la parola ai maestri chitarristi, professionisti, che ci indicheranno quali sono i pezzi che loro suoneranno per questo nostro incontro di oggi. Allora facciamo un pezzo adesso di Sor Nicola Archidiacono e Antonio Monteduro. Siamo amici da una cinquantina d'anni probabilmente, e facciamo un pezzo di Pergolesi, che è un autore importantissimo della prima metà del Settecento. Ha scritto un grande numero di opere, è nato a Iesi nel 710, è morto a Napoli nel 36, quindi ha vissuto 26 anni, quindi molto giovane, probabilmente di tubercolosi. È morto all'apice della fama,
era un autore di teatro sostanzialmente, ma ha composto concerti, cantate, e era talmente famoso che gli attribuirono anche dopo la morte un grande numero di opere che sono state stampate sotto il nome di Pergolesi. Ovviamente poi i critici hanno dovuto fare un grande lavoro di scrematura per separare le opere originali da quelle, e si è arrivati più o meno a un numero di 50 opere probabilmente sue, che sono un numero enorme comunque. E suoneremo un pezzo, un canto trascritto per due chitarre, che si chiama Tre notti son che Nina, è piuttosto noto, forse qualcuno l'avrà già sentita, e passa ancora sotto il nome di Pergolesi, ma probabilmente non è di Pergolesi. Comunque, chiunque l'abbia scritta, è un gran bel pezzo. Adesso proviamo a farlo. Parliamo di cose meno belle, ma la musica è sempre... Sentite? Ok. La musica è una cosa importante. E volevo fare un piccolo incipit perché abbiamo una chicca. Abbiamo la professoressa Meac che è testimone di quelli che sono le vere origini del Sant'Andrea. Parliamo del dopoguerra. E quindi invito la professoressa, se vuole dire qualche parola sull'argomento, perché è veramente una cosa importante. La mia sarà una testimonianza di tempi lontani,
data la mia età del resto, e la presenza di mio fratello, che è più vecchio di me, ma è ancora vivo, è presentissimo e lucidissimo, e mi ha detto anzi di ricordarlo e di salutare tutti quelli che amano e hanno amato la Sant'Andrea. Quindi nel 1947, quindi proprio appena finita la guerra, quattro ragazzi del rione di Piazza Carlo Alberto, studenti tutti, e hanno deciso di fondare questa società di calcio. E erano mio fratello Raimondo Meac, Livio Catinelli, Giorgio Rismondo, e Enzo Michelini. Poi c'erano anche altri Bettini, altri ragazzi, ma tutti del rione. Hanno messo su questa squadra e sono andati alla ricerca di un presidente di questa società, e hanno trovato il consenso e la buona volontà del noto giornalista sportivo Italo Soncini, che è diventato il primo presidente della squadra neonata. Pochi mezzi, tutto fatto un po' in casa, giocavano e si allenavano, la sede era l'oratorio di Santa Rita, e sotto le ali protettive educatrici di Don Giorgio Apollonio, il parroco, e quindi sono venuti su sempre in questa atmosfera di, come diceva prima, di educazione, di rispetto, di buone maniere. E le madri e le sorelle, dopo le partite, erano adibite a lavare le magliette, a lavare le scarpe tante volte, e a fornire i limoni, che erano il grande supporto vitaminico della squadra. E lì finiva tutto, insomma. Quindi piano piano hanno fatto i loro giochi, la loro carriera futbolistica. Ecco, fino dopo, insomma, si sono laureati questi ragazzi, ognuno ha preso la sua strada, e la Sant'Andrea anche ha preso un'altra strada, insomma, più o meno. Ecco, questo è quello che volevo dire. Dal 47 esiste questa squadra amatissima. Ecco. Grazie. Grazie. Dopo questo inizio, io volevo fare una breve storia di Sant'Andrea, ma non oso farla perché la testimonianza è stata più che sufficiente. Quello che posso dire velocissimamente è solo cos'è oggi Sant'Andrea. Oggi è una realtà fra le più importanti di questa città, ma anche a livello regionale, molto nota e presente a tutti i livelli. Lascio perdere qualsiasi discorso su Sant'Andrea in particolare, volevo un momentino dire due parole su quelle che sono le problematiche delle società sportive dilettantistiche. Io parlo di calcio, ma quello che volevo dirvi vale per qualsiasi attività sportiva dilettantistica. Una volta, come si costituiva la società? Avete sentito? C'era una persona che, amante di uno sport, persona che magari non aveva neanche, persone magari semplici, senza nessuna esperienza di tipo gestionale, associativo, eccetera, aggregava intorno a sé genitori, quelli che lavavano le maglie, gente di tutti i tipi, quello che si dedicava a fare la piccola manutenzione, quello che faceva lavoretti di vario tipo, eccetera, quello che gestiva un po' spannometricamente l'amministrazione, eccetera. Oggi tutto questo è sparito. È sparito per due motivi essenziali. Primo, perché è cambiata la vita delle persone. Oggi la frenesia della vita ci porta lontana da queste attività di tipo puramente volontaristico, ma nel vero senso della parola. Questo vale per lo sport, ma può valere anche per le attività religiose, può valere per qualsiasi tipo di attività di questo tipo. Secondo motivo è che oggi è impossibile utilizzare quelle persone.
Perché oggi se chiami una persona a metterti una lampada devi avere certificazioni, devi avere tutto, se no vai a finire in disgrazia. Ed è giusto che ci siano queste cose, non è che sia sbagliato, solo che comporta delle conseguenze. Poi c'è la scelta politica che è stata fatta, per politica intendo non partitica, intendo scelta a livello governativo che poi ha coinvolto qualsiasi partito, e quindi non è andiamo da destra a sinistra, sopra sotto dove volete voi. Per cui oggi l'impresa diventa un'azienda, la società sportiva diventa un'azienda, dove c'è un presidente che è un datore di lavoro, dove ci deve essere nell'entourage, ci devono essere il commercialista, ci deve essere il fiscalista, ci deve essere il giurisconsulto, ci deve essere il giuslavorista, scusatemi, ci deve essere l'esperto di sicurezza e via dicendo. Perché o fai così o non puoi fare. Questo cosa comporta? Comporta delle responsabilità enormi in capo a chi gestisce, responsabilità poi di natura civilistica ma anche penalistica. E questo ovviamente allontana la gente che dice, francamente, chi me lo fa fare? Altro problema che crea questo è il problema economico. Le società sportive devono essere gestite in modo imprenditoriale. Cioè le società hanno necessità di far fronte a una marea di spese e queste spese come le affronto? Con che risorse? Il pubblico, sappiamo che il pubblico ha possibilità sempre più ridotte, come le risolvo? E andiamo a finire sempre lì, andiamo a finire che l'utilizzatore finale è quello che paga. Quindi rischiamo di far carico alle famiglie di tutta una serie di spese che le società devono far fronte. E ripeto, devono essere gestite imprenditorialmente. Vuol dire che io, che gestisco, il gruppo che gestisce una società deve gestirla per, dico impropriamente, guadagnare. Non è che guadagnare vuol dire metterselo in tasca, ma dall'attività ricavare quelle risorse che ti consentono di far fronte agli impegni che devi prendere. E questo cosa comporta? Un aspetto sociale evidente. Cioè se io devo far carico alle famiglie dei costi di tutto questo, è chiaro che la quota associativa, se prima era 10, dopo dovrà diventare 15, 20, 30. E tutto questo è sostenibile da tutte le famiglie? No, perché noi già adesso vediamo, abbiamo tanti casi, pur vivendo un rione abbastanza, diciamo, non sicuramente un rione povero, abbiamo tantissimi casi di famiglie che hanno difficoltà già adesso a pagare le quote. E dopo avranno ancora più difficoltà. Io non vorrei, il Sant'Andrea non l'ha mai fatto e spero almeno finché questo direttivo è presente non lo farà mai. Però non vorrei dire, signora, non ha pagato la quota, suo figlio lo tenga a casa. Sarebbe tristissimo, no? Soprattutto quando parliamo di ragazzini. Noi gestiamo attualmente quasi 300 ragazzini, di cui la metà sono ragazzini dai 5 anni agli 11-12, sono tanti e gestiti su un campo solo, la gestione è complicata, però ripeto, questo è un problema sociale che qualcuno dovrà affrontare, quindi ripeto, il problema del sociale oggi è sempre meno persone che si avvicinano, che hanno voglia di assumere la responsabilità, ed è una responsabilità seria. E poi devono essere persone che hanno anche delle qualità che forse una volta non era necessario avere. Ed è difficile. E mi fermo qui perché sennò rubo il tempo agli altri. Vi presento solo i prossimi interlocutori che sono Marion, l'avvocato Marion, che parlerà di educazione, che è il vicepresidente, il consigliere, un altro avvocato, stiamo messi bene qua, che invece parlerà di un problema grossissimo, che è la riforma del lavoro sportivo, che ci crea dei problemi enormi. E poi abbiamo qua l'amico Baldassi, che è arrivato a Sant'Andrea, credo nel 2005, quando ancora, non dico che andava ancora col pannolino, ma poco via,
e oggi ancora lì è il portiere della nostra prima squadra, a breve si laurea in medicina, quindi vi racconterà un po' la sua esperienza a Sant'Andrea. Io mi fermo qua, grazie. Allora, intanto grazie per l'invito. Prendo la parola per anche rappresentarvi un po' quella che è la situazione nostra dal punto di vista organizzativo, perché la nostra, il Presidente ve l'ha accennato, è una realtà complessa perché deve gestire numeri importanti di tesserati. Grosso modo abbiamo dei collaboratori che si occupano della parte tecnica con vari ruoli, che più o meno sono una sessantina di persone. Questo significa che noi praticamente mandiamo in campo ogni settimana 18 squadre e gran parte di queste vanno in giro per la regione. Per capirci, ecco, questo è un punto fondamentale: noi siamo una società iscritta alla Lega Nazionale Dilettanti, quindi operiamo secondo le regole e i principi stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti, che agisce su due livelli, lasciamo perdere il livello nazionale che non ci riguarda, il livello sostanzialmente regionale e il livello territoriale, provinciale. La differenza è sostanziale perché il livello regionale, poi cercherò di spiegarlo dopo velocemente, prevede anche le cosiddette classifiche e quindi con tutto un insieme di problematiche su cui brevemente vi intratterrò. Il fatto di essere in questo contesto ci fa capire che noi non facciamo un'attività amatoriale o ricreativa, ma facciamo un'attività sportiva con una dimensione regionale, in questo momento conquistata qualche anno fa e difesa con forza, a livello regionale, che appunto comporta tutto un insieme di problematiche tecniche e organizzative non da poco. Diciamo che la società regolata è governata come qualunque associazione non riconosciuta da un direttivo. Qua vedete tre componenti, lì ce n'è un altro, ma insomma nella sostanza sono delle persone che dedicano il loro tempo a fare in modo tale che le cose funzionino. Sotto il profilo educativo Don Ettore ha già detto molte cose. Io posso soltanto condividere assolutamente i principi. Poi dobbiamo capire che noi non viviamo nell'iperuranio, noi viviamo nel mondo concreto, e quindi noi dobbiamo andare in campo, mettere in contatto i nostri ragazzi con realtà diverse. Io ritengo che il Sant'Andrea, sotto molti aspetti, sotto l'aspetto educativo, è un'isola felice. Utilizzo un termine che non mi piace, ma che non me ne vengono altri, forse perché l'utenza, un po' perché forse il quartiere, non lo so. Comunque, di fatto, io credo che abbiamo un rapporto sotto il profilo educativo positivo. Abbiamo, sostanzialmente, semplifico, dei bravi ragazzi e direi anche sostanzialmente, e dopo vi spiegherò perché, anche dei bravi genitori. L'attività si svolge su un livello appunto giovanile, che va dai 5 ai 18 anni. Dai 18 anni in poi si diventa atleti dilettanti, prime squadre. Noi copriamo tutta la filiera, quindi la filiera intendo dal bambino dei 5 anni fino all'adulto. A Trieste, a livello regionale, ci sono, mi risulta, tre squadre che appunto competono sul settore giovanile, con le prime squadre a livello regionale. Ci sono a Trieste, mi pare, 26 squadre. Quindi questo significa che ogni domenica noi muoviamo 300 persone, figuratevi gli altri, quindi praticamente, io dico un numero ma non credo di allontanarmi molto dalla realtà, circa un 2000 ragazzi si muovono settimanalmente per praticare il calcio. Qual è il problema per il direttivo sotto il profilo educativo? Il direttivo, io credo che i bambini, i ragazzi nostri, forse quando sono più grandi, non hanno la più pallida idea di chi siamo noi. Perché il nostro compito è rintracciare le persone, selezionare, perché di fatto di questo si tratta, le persone che da mettere in contatto con questi ragazzi. Le figure importanti sono l'istruttore, l'allenatore, ma non ci sono solo l'istruttore e l'allenatore, ci sono gli aiuti, ci sono i dirigenti o accompagnatori, ci sono i preparatori atletici, ci sono i preparatori dei portieri, ci sono i fisioterapisti e tutto questo funzionale, ripeto, a un discorso sportivo. Scusate, tutti questi sono 50 persone. Sì. 50. Sì, c'ho numeri, quindi significa. Allora, cosa noi cerchiamo?
proprio in funzione del ragionamento del valore educativo. Io sono assolutamente convinto, infatti io sono mi sono, diciamo, fra virgolette, legato al Sant'Andrea grazie a un paio di figure che ho conosciuto. Io sono padre di un ex calciatore del Sant'Andrea che adesso lavora ad Amsterdam e fa tutta un'altra vita, però è uno dei percorsi formativi importanti, e io lo so perché lo vedo, ne abbiamo parlato più volte, è stato il periodo in cui lui è rimasto da noi. E perché questo? E perché lì ha imparato molte cose, ha conosciuto delle persone che magari semplicemente con buon senso, ma gli hanno insegnato che cosa vuol dire un po' stare su un campo da gioco, come relazionarsi agli altri, in che misura, che cosa vuol dire senso di responsabilità, che cosa vuol dire puntualità, che cosa vuol dire attenzione, che cosa vuol dire anche affrontare la sconfitta e imparare dalla vittoria. Questa esperienza so che l'ha formato, comunque ha contribuito a formarlo al punto tale che noi, lui c'ha in una camera, ancora la camera sua, a casa nostra, guai a toccargli i premi che ha vinto nel periodo nostro, la maglia di Sant'Andrea, eccetera. Da lì mi sono innamorato del Sant'Andrea, perché ho conosciuto persone di questo genere. Non tutte le società, credo che tendenzialmente le società tendono a fare questo ragionamento, cioè investire persone che danno questo tipo di qualità personali. Non so se tutti ci riescono, noi cerchiamo di farlo. Diciamo che da questo profilo possiamo distinguere due fasce d'età. La fascia più piccola, quella praticamente che gioca, semplifico il concetto, il calcio inizia in fase istruttiva, in fase formativa, si fanno dei giochetti quando i bambini sono piccoli, 5-6 anni, poi li si mette in campo a 5, poi si li mette in campo a 7, poi li si mette in campo a 9. In questo periodo, in pratica, il team che li segue deve in qualche modo dargli i rudimenti calcistici, ma anche appunto quelle che possono essere le regole di convivenza all'interno di una struttura calcistica. E superato questo periodo si entra sul campo a 11. Il campo a 11, praticamente, per capirci, i nostri ragazzi del 2010 quest'anno per la prima volta vanno in campo a 11 e trovano la famosa classifica. Subito dopo la classifica non è fine a se stessa, ma cominciano a venire le promozioni e le retrocessioni. E qui bisogna trovare degli equilibri che non sono semplici, e l'abilità dei nostri tecnici, soprattutto di quelli che lavorano con i ragazzi giovani in campo a 11, è di diventare, io li qualifico, cioè ricerco il capobranco, perché alla fine il ragazzo, da quello che vedi, i ragazzi oggi hanno bisogno di figure di riferimento che riescano ad avere con autorevolezza e anche con un senso, come devo dire, di buon senso, anche, diciamo, di porsi in correlazione con loro e di utilizzare le giuste parole al momento giusto per stimolare quello che deve essere stimolato, per contenere quello che deve essere contenuto. Sempre in una logica che, ripeto, e su questo concordo perfettamente con Don Ettore, che è quello dell'educazione, cioè noi non creiamo campioni, non è nel nostro DNA, noi cerchiamo di dare una mano, contribuire a creare, diciamo, persone migliori. Non so se ci riusciamo sempre, io credo che stiamo facendo un buon lavoro, anche se sono molto severo con me stesso e quindi anche con quello che ci circonda, però effettivamente lo facciamo in un contesto con tutte le difficoltà che vi sono state appena descritte. Farei ancora un rapido cenno su due concetti, su un concetto soprattutto, cioè quello che è il rapporto con i genitori. Perché una componente fondamentale all'interno di una società che svolge l'attività giovanile è il rapporto con i familiari, con i genitori dei ragazzi. Io l'ho detto prima e insisto, credo che sia veramente un'isola felice, nel senso che non vediamo quelle che sono le degenerazioni, o comunque se ci capita raramente, e più che altro perché magari in condizioni, in situazioni in cui entriamo in contatto con altre realtà. Il problema va visto in questi termini: il genitore che mette troppo carico, troppa pressione sul ragazzo, troppa pressione sull'ambiente squadra, perché molto spesso è mosso da ambizioni personali e non da, come devo dire, da una capacità di astrarsi, di vedere le cose con la giusta serenità. Oppure, altro fenomeno che trovo anche da mettere in evidenza, io ho una moglie insegnante che mi dice che c'è un po' questo, lo sta vedendo anche lei nel suo percorso con i ragazzi a scuola, la tendenza del genitore, come da dire, a difendere il ragazzo, a un eccesso di protezione, che gli impedisce di mettersi in relazione con
con quello che è la realtà della vita, perché la vita poi questo è vincere, perdere, cadere per terra, rialzarsi, trovare, no? La forza anche per andare avanti nei momenti difficili. E questo che cosa comporta? Secondo me, io faccio un ragionamento assolutamente empirico, non pretendo di essere uno psicologo o un sociologo, una certa fragilità dei ragazzi, e una certa tendenza all'individualismo, cioè a non vedersi parte di un qualcosa, di una comunità. Io credo che lo sforzo invece dello sport dovesse quello appunto di far capire, soprattutto lo sport di squadra come il nostro, di far capire la forza della comunità, la forza di essere parte di un qualcosa di più grande di te. E questo noi possiamo solamente un seme, non è che possiamo fare niente di più, ma spero che questo seme possa germogliare. E chiudo dicendo una cosa, che il genitore ha una fortuna, se la sa utilizzare da noi, di vedere il ragazzo. Cioè, noi sappiamo che il mondo, noi accompagniamo i ragazzi a scuola, li accompagniamo all'entrata, noi non sappiamo quello che succede dentro, ci viene descritto certamente, ma non abbiamo una visione diretta. Venendo su un campo di calcio come il nostro, un genitore attento vede molte cose, e gli possono essere molto utili. Nel caso mio, sì, è stato molto utile vedere e relazionarmi con mio figlio in quel periodo. E fondamentalmente siamo qui per cercare di fare in modo tale che questa esperienza sia condivisa dai genitori quanto più possibile. Non so se ci riusciremo, se stiamo riuscendo, io penso di sì, ma questo è lo sforzo nostro e lo facciamo tramite un calcio, il calcio qualificato con mille problemi, ma lo facciamo con spirito di servizio, penso, rispetto alla comunità. Ecco, tutto qui, grazie. Sono l'età, questa è un'ennesima dimostrazione. Longo però, non è del tutto sbagliato. Ci sta. Però vedi, questa è l'ennesima dimostrazione che nei presidenti non c'è ricambio. Diventiamo vecchi e non abbiamo ricambio. A parte chiusa questa parentesi, lascio la parola che parla di un argomento molto importante. Buonasera, io sono Carlo Berti e attualmente sono all'interno del consiglio direttivo come consigliere. Prima ho iniziato come componente del collegio dei Probiviri, ma prima di parlarvi del lavoro sportivo, di farvi qualche cenno, volevo solo raccontarvi anche la mia esperienza e il mio legame profondo con il Sant'Andrea. Io ho iniziato a giocare da piccolino, proprio come il nostro portiere. Ho giocato una ventina d'anni nel Sant'Andrea, dal 76 al 96, e ho dei ricordi magnifici, cioè molti dei miei amici più cari li ho conosciuti proprio allenandomi, correndo, soffrendo, vincendo, perdendo, consolando amici che sbagliavano il rigore, sbagliando a mia volta il rigore ed essendo consolato. Devo dire che veramente considero questa esperienza molto preziosa. E poi ho un legame affettivo particolare perché Massimiliano Starz, che è stato purtroppo un mio caro amico, compagno di squadra, compagno di studi, e collega, è proprio la persona a cui è intitolato il campo di Via Locchi. Lui è mancato nel 2009, non aveva neanche 40 anni e ha creato un grosso sgomento in tutti noi che avevamo giocato con lui per tanto tempo e ci siamo chiesti come potevamo fare per onorare la sua memoria. Qualcuno ha pensato a istituire una borsa di studio da assegnare ai ragazzini più meritevoli, ma dopo questo ci avrebbe anche messo in difficoltà nella scelta. E alla fine a qualcuno di noi è venuto in mente di chiedere al comune se potevamo intitolare il campo a Massimiliano Starz. Molti di noi erano scettici, nel senso che di solito
una struttura comunale viene intitolata magari a cittadini che hanno una certa notorietà a livello politico, a livello sociale, eccetera. Però noi, anche grazie all'aiuto, devo dire, dell'allora presidente Roberto Marion, abbiamo fatto proprio una lettera al comune con una presentazione molto accorata, molto sentita di quella che era stata l'esperienza di Massimiliano come giocatore, come dirigente, i valori di cui si era sempre fatto portatore. E devo dire che con grande, grande soddisfazione la nostra richiesta è stata accolta, e così il campo è stato intitolato a Massimiliano Starz, che è stato veramente una bandiera del Sant'Andrea. Io credo che siano pochi i campi a livello regionale che abbiano un'intitolazione così significativa. E devo dire che per noi che siamo stati i suoi compagni di squadra e che abbiamo i figli nostri che adesso giocano in quel campo, è sempre un'emozione grandissima vedere giocare i nostri figli nel campo intitolato a Massimiliano Starz. Chiudo questa parentesi, che voleva appunto esprimervi quanto io sia legato a questa società, e passo a parlare di argomenti più tecnici, ma che si riagganciano al discorso del presidente, che ha ben evidenziato quelle che sono le difficoltà che un'associazione sportiva come la nostra adesso deve affrontare in seguito alla riforma del lavoro sportivo. A luglio del 2023 è entrato in vigore un decreto legislativo che ha sostanzialmente ridisciplinato tutto il tema di coloro che svolgono attività sportiva, sia a livello professionistico sia a livello dilettantistico. È stato fatto quindi una sorta di testo unico questo decreto legislativo, che quindi costituisce un corpo di norme specifico che riguarda proprio l'ambito sportivo. Questo però, a mio modo di vedere, il legislatore ha anche fatto delle norme che possono anche essere condivisibili astrattamente, perché sono portate a tutelare maggiormente chi opera nel settore, a garantire anche a livello sanitario, assicurativo, della sicurezza, tutta una serie di garanzie migliori. Però tutta questa riforma ha creato un grande scombussolamento proprio nel settore delle piccole associazioni sportive dilettantistiche. Per fare degli esempi concreti, una società come la nostra adesso deve avere dei responsabili della sicurezza, predisporre tutta una serie di adeguamenti normativi e di costi anche conseguenti per rendere fruibili tutti gli ambienti ed essere ambienti a norma, deve istruire e formare i collaboratori, deve capire come inquadrare giuridicamente tutti quelli che operano all'interno della società. Perché questa riforma ha individuato 7 figure tipiche di lavoratore sportivo, che sono, ve le leggo brevemente, l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara. Adesso non si chiama più arbitro, è anche, piccola parentesi, anche tutti gli epiteti spesso anche non proprio tanto educati che si sentono adesso sui campi di calcio non sono più rivolti all'arbitro ma al direttore di gara, che viene in questo apostrofato insomma in vario modo. Il punto è che molte figure tipiche dell'ambiente dilettantistico, i custodi, tutte le persone che in qualche modo ruotano intorno a queste società, non sono state ricondotte a questa disciplina del lavoro sportivo, che comporta delle agevolazioni fiscali e contributive importanti. E il legislatore aveva lasciato anche alle federazioni la possibilità di introdurre all'interno del lavoro sportivo anche delle figure che non fossero state elencate in quelle 7 che vi ho detto, e ci attendevamo appunto che poi il decreto che è stato emanato adesso a febbraio dal Ministro dello Sport
tenesse conto di tutte queste figure che vi ho esposto. E invece sono state introdotte delle figure che, diciamo, per le nostre realtà, tipo il match analyst, che con tecniche di videoanalisi tattica riguarda le partite, eccetera. Poi c'è, questo però per i professionisti, il delegato ai rapporti con la tifoseria, c'è il dirigente addetto agli arbitri. Che... però diciamo che, a mio giudizio, in realtà tutta una serie di esigenze che avevano le piccole realtà come la nostra sono state trascurate. Comunque stiamo affrontando questa riforma, abbiamo adeguato lo statuto, abbiamo provveduto a inquadrare tutti gli atleti, i dirigenti, gli allenatori in base ai contratti tipici che sono stati introdotti. È stato fatto anche un accordo collettivo, una sorta di contratto collettivo vero e proprio che ha disciplinato tutti questi rapporti. Nei dilettanti la maggior parte dei rapporti di lavoro è di natura autonoma, c'è una presunzione di autonomia che praticamente riguarda tutti quei collaboratori che non superino le 24 ore settimanali di attività, escluse le competizioni. E quindi diciamo che nelle nostre realtà i tecnici vengono sostanzialmente inquadrati con questi contratti di lavoro sportivo che sono, diciamo, sostenibili. Nel professionismo invece il discorso è diverso, c'è una presunzione di subordinazione, ci si presume che l'atleta sia un lavoratore subordinato con tutta una serie di costi maggiori. E quindi ci siamo dovuti organizzare con studi di consulenti del lavoro, con partecipazione a convegni, aggiornamenti, eccetera, proprio per cercare di adeguarci anche sul piano del corretto inquadramento di ciascuna delle figure che appunto operano nella nostra realtà. E per dirvi, non so, il segretario deve essere assicurato con l'INAIL, ci sono tutta una serie di adempimenti e giustamente diceva il Presidente, il presidente stesso, l'organo direttivo, diventa proprio quasi come un datore di lavoro, con tutti gli obblighi, i costi, gli oneri e le responsabilità che ne conseguono. Per fortuna la riforma ha introdotto la possibilità per le associazioni sportive dilettantistiche di chiedere il riconoscimento della personalità giuridica. Spero di non entrare troppo nei tecnicismi, ma in questo momento le associazioni sportive sono, da un punto di vista giuridico, associazioni non riconosciute, cioè questo vuol dire che in sostanza il presidente o comunque chi agisce in nome e per conto di questa realtà poi risponde anche a titolo personale delle obbligazioni che vengono assunte dalla società, dall'associazione. Per fortuna il legislatore ha introdotto invece la possibilità anche per le nostre realtà che abbiano un patrimonio, diciamo, non inferiore a 10.000 euro, sia di beni liquidi che di beni, diciamo, immobili, di chiedere il riconoscimento della personalità giuridica. Questo vuol dire che la responsabilità patrimoniale dell'associazione viene distinta dalla responsabilità patrimoniale personale del presidente o comunque di colui che agisce in nome per conto dell'associazione. Anche da questo punto di vista ci siamo attivati con uno studio di commercialisti. Ecco, devo dire che molti dei professionisti a cui ci siamo rivolti sono miei ex compagni di squadra e io sono veramente contento perché sono persone con cui continuo a vedermi, a frequentare, eccetera, sia per motivi professionali che per motivi di amicizia profonda. E ci che fanno danno sconto, e ci fanno... Adesso non so, ci sono in realtà molti aspetti da approfondire che riguardano questa riforma del lavoro sportivo. Ecco, non so, qualche nota, ecco, il dipendente pubblico può prestare attività
per un'associazione sportiva dilettantistica come volontario, basta che lo comunichi alla propria amministrazione di appartenenza. Se invece vuole operare dietro compenso, allora deve avere l'autorizzazione espressa da parte dell'amministrazione pubblica sua datrice di lavoro. E nel nostro statuto abbiamo volutamente introdotto la figura del socio volontario proprio perché è previsto che alcune delle persone che danno una mano possano essere inquadrate a questo titolo e possano percepire anche un rimborso spese mensile che autocertificano nei limiti di 150 euro se non ricordo male. Però ecco, per dirvi proprio che è una macchina complessa, quella che cerchiamo di mandare avanti ogni giorno, e speriamo di esserne all'altezza e speriamo anche che concretamente le norme che in futuro spero andranno un pochino a ricalibrare, a correggere il tiro di questo decreto, renderanno un po' più sostenibile, soprattutto per le piccole realtà, quelli che sono gli obblighi di questa riforma. È evidente che per le grandi società professionistiche che hanno grandi disponibilità economiche tutta una serie di adempimenti sono molto più praticabili, per le realtà come la nostra si fa effettivamente fatica e reperire risorse che appunto sì, che le nostre sono associazioni tutte senza fini di lucro, anzi espressamente vietata qualsiasi redistribuzione degli utili. E servono proprio a mantenere questa banda meravigliosa di ragazzini che fa piacere vedere sgambettare sul nostro unico campo. Io mi ricordo che quando mi allenavo io prendevamo il pulmino sotto i due grattacieli che ci sono poco sopra la scuola Stock e pian pianino con un pulmino scassato che non riusciva a fare via commerciale andavamo ad allenarci al villaggio del Fanciullo o Piccina. Mezz'ora andare, mezz'ora tornare, un'oretta e mezzo di allenamento, insomma. Io credo di aver concluso nel senso che adesso scendere troppo nei tecnicismi giuridici, però spero di aver reso un po' l'idea di quelli che sono gli adempimenti gravosi che dobbiamo affrontare. Ma insomma, credo che siamo attrezzati per farlo e speriamo proprio bene. Adesso cedo la parola. Grazie Carlo. Sì. Forse non hai ancora 20 anni. Passo la parola ad Andrea, non dico il cognome perché devo dare la parola. Allora, prima del. Lasciamo la musica. Buonasera, mi chiamo Andrea Baldassi, gioco a Sant'Andrea da quando avevo 6 anni. E niente, racconterò un po' la mia esperienza, la parte un po' più frivola di oggi, ecco, anche un po' più scanzonata magari. Diciamo solo che se chiudo gli occhi ancora ricordo il mio primo allenamento, era 2005 appunto, quindi un po' di anni fa. Mi presento, c'era ancora il campo in terra rossa, sono col mio amico Martino, prendiamo la palla e calciamo contro il muro, facciamo un'ora di muro su questo campo ancora in terra rossa e magari pensarci adesso sembra una pesantezza, qualcosa di quasi una rottura, ecco, ma ai tempi era molto divertente, un momento di felicità e di ancora grande, un bellissimo ricordo, se ancora adesso è ancora qua nella mia testa. Pensare a Sant'Andrea e fare un'analisi assoluta resta e diventa anche un po' difficile perché è una cosa che è ancora in corso e sono quasi 20 anni oramai di vita e di crescita soprattutto. E quello che mi sento di dire riguardo a questa società, a questa gran società per tanti aspetti, è che è stata in assoluto una palestra di vita che fa crescere sportivamente sì, ma umanamente tanto di più, perché incontri persone più grandi della tua età, anche più piccole, impari a conoscerli, impari a gestirti nello spogliatoio, che è un ambiente che ti fa crescere tantissimo, impari a interfacciarti, capire i tuoi ruoli e il tuo ruolo soprattutto, non solamente nello sport ma anche nella vita. Secondo me è un piacere, è stato anche un grandissimo piacere passare questi anni e credo che lo sport in assoluto sia una delle cose da non lasciare mai. Vedo anche magari i miei coetanei, io anche i miei coetanei, che una volta che iniziano percorsi universitari ma anche liceali magari decidono di mettere da parte lo sport perché viene visto come
un peso, una cosa che distoglie l'attenzione dalle cose più importanti, quali lo studio, che è vero in parte, perché chiaramente lo studio è fondamentale per la crescita personale, per la vita di tutti i giorni, ma è altrettanto vero che lo sport forma e insegna tanto. Se devo parlare un po' del Sant'Andrea come società, parlo di casa, perché abito a 50 metri dal campo, parlo di persone, perché sono le stesse persone da 20 anni, alla fin fine, come ci sono io, ci sono anche le altre persone. Parlo di gioie, parlo di sofferenze, perché chiaramente, sempre dal punto di vista sportivo, fortunatamente, ma parlo anche tanto di lezioni di vita, perché vivere in un ambiente, vivere il dilettantismo e vivere anche tanti anni di dilettantismo nella categoria di promozione, che per chi non lo sappia è la seconda categoria dilettantistica, forse è la terza se consideriamo la Serie D come dilettantistica pura. Vivere la promozione è comunque stato un campionato nei vari anni complesso, soprattutto perché per la filosofia della nostra società le persone della prima squadra non percepiscono alcun tipo di rimborso, ed è una cosa che va detta anche per chi non è esperto nel settore, proprio perché è una rarità, siamo un'isola felice da questo punto di vista, per chi vuole vedere anche un'isola particolare, non necessariamente felice per, secondo altre campane magari, ma siamo un ambiente che secondo me ha tanto da insegnare anche ad altri ambienti che magari sono risultatisti in un ambiente, nel mondo dilettantistico, che secondo me non dovrebbe mai essere risultatista tout court, dovrebbe essere un ambiente innanzitutto formativo e poi risultatista magari. Quello che siamo è quello che abbiamo vissuto e fa solo che ben presagire per il futuro, perché se penso, guardando i ragazzi delle giovanili attuali, vedo quanto è cresciuta questa società, quanto siamo cresciuti noi, e vedo semplicemente l'orgoglio che hanno dei ragazzi, ragazzini diciamo di 12 anni, che dicono fieramente di giocare al Sant'Andrea, che magari è una cosa che negli anni passati non c'era così tanto. Adesso vedo una grande crescita, soprattutto nel settore giovanile, ed è una cosa che da ragazzo che è nello stesso quartiere, gioca per la squadra del suo rione da quando aveva 6 anni, per me a me riempie l'animo ed è una cosa veramente bella. Concludo dicendo che ci sono tante imperfezioni nel Sant'Andrea, come è giusto che sia, perché come tutte le società ce le hanno, ce le abbiamo anche noi, e secondo me la nostra unicità, il nostro stare bene assieme, il nostro vivere la quotidianità come una famiglia, come quello che siamo, è un nostro punto di forza e secondo me è quello che ci distingue dalla società. E quindi grazie per avermi ascoltato e grazie per aver ascoltato noi, è un piacere ancora essere ancora qui con il Santa. Il prossimo presidente Sant'Andrea. Un grande grazie all'Associazione Sportiva Sant'Andrea, un auspicio che pongo a voi. Io ho molti ragazzi del mio oratorio, sono più di 200 i ragazzi che fanno dei percorsi di catechesi e anche umani formativi, credo che siamo una delle poche parrocchie che dopo la cresima poniamo ai ragazzi lo studio della Costituzione italiana e anche quello che è il senso dei valori umani. È quello che io ho nel cuore, perché sono amante dello sport, ovviamente come tifoso, ormai la mia età mi impedisce di fare anche così delle buttate, no? È trovare anche lo spazio per il momento spirituale dei ragazzi. Settimana Santa, portare via i ragazzi, portare all'estero, fare tornei. Quando c'era il CIS, io avevo così l'impegno da parte della diocesi di relazionarmi con il CIS, no? Centro Italiano Sportivo, e si riusciva sia per gli orari del catechismo sia per quanto riguarda le solennità. Adesso, non essendoci più questa diciamo dimensione di mediazione, diventa difficile. Io vorrei proprio mettervi a cuore questo. Io sono un Cavourlien, sono secondo la mensa di Cavour, libera Chiesa e libero Stato. Siamo sorpassati, perfettamente d'accordo. Però è necessario che voi possiate trovare, perché
la formazione completa del ragazzo deve portare in sé anche l'aspetto spirituale, ovviamente non nell'intransigenza, nella pluralità. Ecco, io ti chiedo solo questo, no? Come abbiamo sentito delle esigenze, no? Perché ci possa essere rispetto per la Madame, ci possa essere rispetto giustamente per la Pasqua ebraica, ci sia rispetto anche dei momenti di formazione, ecco, spirituale dei nostri ragazzi. So che non ho parlato in vano, metto a cuore a voi queste cose, soprattutto a te Andrea, sei giovane, che te deve dare, che, perché questi due qua li sistemo mio, perché è la mia parrocchia, no? Cioè li sistemo in che senso? Cioè li tampino costantemente su queste cose, però non vorrei essere talebano in tal senso, però nella progettualità completa della persona è necessario anche trovare lo spazio, ecco, spirituale. Trieste è una realtà plurima dal punto di vista religioso, però la spiritualità è intrinseca a tutte le religioni, anche a colui che dice di essere ateo, dimensione spirituale. Io ve la metto a cuore, se potete, e se non potete, non si bene. Tanti auguri a tutti. Grazie, grazie. Grazie.